tante saranno le kermes questa sera, perché ci sarà da soffrire veramente in termini di emozioni. Ma prima di spiegarvi perché siamo qui, qual è il termine di questo concorso, perché noi vi proponiamo queste selezioni provinciali in ambito nazionale, voglio qui sul palco Daniele Colasanti, perché ci deve dire se, perché siamo qui in questo bellissimo angolo rifatto, bellissimo, di relax e di assoluta tranquillità. Allora Daniele, se vuoi venire qui, intanto conosceremo un po' i motivi per cui siamo qui e perché sono soprattutto loro qui. Buonasera. Buonasera a tutti i cittadini questa sera intervenuti qui allo Scalo a questa nostra manifestazione che, come tradizione, è giunta ormai alla quarta edizione, Giardini in Festa 99. Ma prima di dirvi ancora altre due parole di presentazione e della manifestazione e della splendida cornice che quest'anno la ospita, dopo l'intervento fatto da noi consiglieri di circoscrizione, chiamo sul palco il presidente della circoscrizione, Emanuele Scaccia. E siccome procederemo anche all'inaugurazione, sempre all'interno di questo spettacolo, dei giardini riaperti al pubblico dopo i lavori svolti, chiamo sul palco due persone, tra le persone più importanti che hanno contribuito alla realizzazione di questo che voi vedete intorno a voi. La signora Concetta e la signora Valentina, due dei lavoratori socialmente utili che con il loro sforzo e con i loro sacrifici hanno contribuito a realizzare questo bellissimo giardino a costi veramente irrisori e grazie anche all'impegno di spesa della circoscrizione Terza Scalo. Le due signore con il nastro e procederemo all'inaugurazione formale. Doveva essere presente anche il sindaco, che non abbiamo visto perché giustamente invitato come capo di questa amministrazione, ecco le signore, accomodatevi. In rappresentanza di tutti i lavoratori socialmente utili, un applauso a loro perché veramente lo meritano. Sudore e sacrifici in questi giorni sotto il sole, con le pale in mano a scavare in mezzo alla terra per darvi a tutti quanti voi e darci a tutti quanti noi quello che state vedendo. Allora, stendete il nastro. Procediamo all'inaugurazione. Prego, presidente. E un ringraziamento particolare adesso dobbiamo farlo veramente a tutto il consiglio di circoscrizione, a tutti i consiglieri, in particolar modo anche al presidente della commissione lavori pubblici, un ringraziamento particolare, Giuseppe Fratangeli, scusate anche un po' l'emozione, e tutti gli altri consiglieri e tutti gli altri amici che ci sono stati vicini in questi mesi di lavoro duro per dare questi risultati. E consentitemi un piccolo ringraziamento anche a me stesso come presidente della commissione sport spettacolo per lo spettacolo che questa sera di cui tutti voi godrete. Non ricordo probabilmente più quanti altri devo ringraziare, ma sono veramente tanti e anche se non li nomino nei loro cuori sanno che un ringraziamento va anche a tutti quanti loro. E di una cosa ci auguriamo questa sera, che la gente capisca quanto è importante il lavoro che può svolgere l'organismo circoscrizionale, quanto è importante quello che può fare l'eletto vicino, più vicino di ogni altro ai cittadini. Ci siamo impegnati e forse qualche risultato lo stiamo dando e cercheremo di migliorare sempre di più. E adesso un ulteriore ringraziamento, perché lo sto vedendo anche con le luci di fronte, a Stefano Natale, un applauso anche per lui dell'Ufficio Verde Pubblico, perché anche lui si è impegnato e prodigato per questi giardini così belli. Ed ora, tutto, ripeto, ringrazio tutti quelli che non ho nominato, a cui tutti voi dovete dedicare un profondo applauso, e lascio la parola al presidente Scaccia. Grazie anche a te, presidente. Buonasera a tutti. Grazie per essere intervenuti alla manifestazione I Giardini in Festa organizzata dalla Terza Circoscrizione. Prima di lasciarvi alla manifestazione mi corre l'obbligo di fare una breve introduzione sui lavori che hanno portato alla realizzazione dei nuovi giardini che stasera inauguriamo. La maggioranza programmatica che si è costituita in questa circoscrizione da meno di un anno, circa 6 mesi fa, si è posta l'obiettivo di ripristinare i giardini della stazione ormai fatiscente. L'idea di un progetto siffatto successivamente è stato posto all'attenzione di tutto il Consiglio di circoscrizione che ha aderito ed approvato tale iniziativa. Un ringraziamento particolare lo devo alla Commissione Lavori Pubblici che ha curato i lavori preparatori e al suo presidente Giuseppe Fratangeli.
Quest'opera, che mi ha visto in prima persona quotidianamente impegnato, è stata possibile realizzarla grazie all'apporto tecnico del geometra Stefano Natale, il quale in qualità di responsabile dell'Ufficio Verde e direttore dei lavori ha coordinato un encomiabile gruppo di LPU ai quali doverosamente va un vivo ringraziamento. Con l'occasione vorrei rivolgere un appello agli amministratori comunali di questa città affinché tali lavoratori, anche in considerazione dei risultati prodotti in questa occasione, si vedano riconosciuto il diritto ad un lavoro non più precario ma stabile all'interno dell'amministrazione, perché credetemi, lo meritano davvero. Grazie a tutti e buon divertimento. E devo concludere con un ulteriore ringraziamento anche ad altri 4 lavoratori socialmente utili, e devo citare i loro nomi perché sono quelli tra l'altro che hanno contribuito maggiormente con il loro sforzo: Aronica Vincenzo, Pin Giovanni, Scaccia Antonio e Fiore Giovanni. Un applauso anche a loro, grazie e buon divertimento a tutti. Grazie, teniamo ancora per qualche attimo Emanuele Scaccia. Questa bellezza che questa sera, in una unica notte, tanto charme vi abbiamo portato in questo tour denso di bellezza e fascino. Io volevo ringraziare il presidente Emanuele Scaccia, che si è davvero prodigato per la riuscita di questa manifestazione. Questa manifestazione, io lo voglio ricordare, è sorta 4 anni fa nel 95 per brillante intuizione dell'attuale presidente della Commissione Sforzo e Spettacolo, Daniele Colasanti, che io ringrazio nuovamente. E quest'anno assume, dopo un anno di interruzione dovuto a problemi tecnici, assume un nuovo slancio e nuova linfa, e di questo devo ringraziare Emanuele, che io conosco da tanti anni e che ho il piacere questa volta di trovare qui come amministratore giovane ma già saggio ed esperto. Grazie Emanuele. Grazie a te. E cedo la parola a Silvano. Benissimo, allora eccoci qui, addentriamoci subito con la bellezza. Quindi è una questa che vi proponiamo stasera, selezione provinciale per il concorso nazionale Miss Grand Prix 1999. Quindi saranno 3 le performance della serata: in abito elegante, in quello sportivo e dulcis in fundo in costume da bagno. E solo lì poi i signori giurati dovranno prendere carta e penna e votare da 1 a 5. E vi posso garantire che è difficile per loro, perché questa sera sono bellissime, affascinanti, scatenatissime, perché vogliono agguantare le 5 fasce previste dalla serata, che permetterà loro di accedere alla finale regionale di quest'estate. Benissimo, noi poi torneremo con le altre notizie su questo gettonatissimo concorso, e intanto prima performance della serata, primo quadro moda targato Claudio Marini in abito elegante. Sadness I deny, I feel a chance inside me that give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life. Oh my. Thank you.
Massimo, allora che ve ne pare? Io la vorrei sentire con un calorosissimo applauso, perché questa sera è strano, ma gli applausi non si pagano, ma loro poi si galvanizzano con i vostri applausi, perché loro ci tengono, sono, già ve l'ho detto, scatenate, perché vogliono proseguire in questo mondo della celluloide, della passerella e della moda. E intanto vi devo dire che le ottime coreografie sono state curate da Irene Doria, facciamo un applauso anche a lei, arrivata seconda alla finalista di Gran Prix 1998. Benissimo, allora intanto adesso andiamo con le acconciature di Cinzia Calicchia. This dark and black, oh my. Eccole qui, bellissime, affascinanti, una pettinatura assolutamente di avanguardia. Edizione Lancio 1999, Cinzia Calicchia, che ha acconciato le bellissime modelle. Grazie, bravissima. Intanto io vorrei dire di lasciare questo piccolo corridoio libero, perché debbono passare le modelle. Io vi ho accennato la giuria, perché non c'è un concorso che non ci sia una giuria. E la giuria questa sera è altamente professionale, perché è composta da personaggi del mondo dello spettacolo, della moda, della carta stampata, delle varie testate giornalistiche. Per cui ci sarà veramente poi tutto da vedere per quanto riguarda l'ammissione alla finale di queste bellissime, stupende ragazze, che io ripeto, non hanno nulla da inviare alle loro più quotate top model. Ma io adesso vi passo a citare i giurati di questa sera, e vi ripeto, l'applauso lasciamolo alla parte finale. Allora, presidente di questa giuria è Emanuele Scaccia, presidente della terza circoscrizione Scalo. Facciamo subito un applauso, perché lui ha un compito veramente arduo questa sera, anche perché deve guidare la truppa. Giuseppe Fratangeli, Daniele Colasanti, Davide Compagnone, Sonia Costa, Italo Chiappini, Giacomo Celani, Stefano Natale, Fabio Gerli, Giuseppe Bracaglia, Caterina Di Rollo, sta dicendo litania, avete ragione, Ileana De Luca, Elisabetta Roccatani, Antonio Iacovissi, Italo Iafrate, Angela Altobelli, Valentino Mingarelli, conosciutissimo da queste parti, Donatella Destani, Emanuela Scaccia, Mario Diana, poi abbiamo ancora Francesco Trina, Giovanni Della Rovere, Gabriele Ceccotti, Adriano Moroni, Massimo Calicchia e Aurora Borgia. L'applauso facciamo loro, soprattutto il buon lavoro. Ma io, prima ancora di presentarvi le altre ragazze che sfileranno questa sera, perché vi ho sempre detto che Miss Grand Prix non è solo bellezza in passerella, non è fascino straripante, ma è soprattutto anche spettacolo. Infatti stasera abbiamo una cantante dalla voce suadente, coinvolgente, è stata definita non a caso l'ugola d'oro della canzone italiana. Ma io vi lascio un po' di suspense, perché ve la presento fra poco. Intanto vi voglio enunciare gli sponsor. Perché gli sponsor? Gli sponsor sono coloro che ci consentono a noi l'effettuazione di queste serate, senza i quali noi ovviamente non potremmo stare con voi qui a portarvi questo tour denso di bellezza e di fascino. Dunque, andiamo a ringraziare innanzitutto la circoscrizione che ci ha ospitato questa sera, e giusto anche l'applauso, perché veramente sono stati bravi, ci hanno fatto trovare questa isola di verde, di tranquillità, di relax. Poi andiamo a ringraziare il supermercato Conad di Frosinone, punti vendita via Marittima, via Licinio Refice, via Tagliamento. Prossime aperture via Brighindi, via America Latina e variante Casilina. Abbiamo poi
Antonio Men's Club e Pasqualino Ricci di Ceccano, parrucchieri ufficiali di Miss Grand Prix 1999, che questa sera sono coadiuvati da Donna In di Cinzia Calicchia, che abbiamo poco fa visto. E anche le accocciature sono di Cinzia, quindi stasera abbiamo il plus ultra della bellezza e anche dell'eleganza. Benedetto Di Mascio, che è poi il fotografo ufficiale di questa kermesse. La stampa che ci segue, Il Tempo, Il Messaggero, Ciociani Oggi, La Provincia, Quotidiano, Corriere di Frosinone, L'Inchiesta, Qui Magazine, Radio Gari, Radio Telemagia, Radio Day, Gari TV e ovviamente l'amministrazione provinciale di Frosinone, che patrocina il concorso Miss Grand Prix 1999. Benissimo, ritorniamo un po' col nostro spettacolo. Abbiamo fatto, vi ho detto, il rosario, ve lo ridirò verso la fine, e intanto adesso vi presento la prima ospite della serata. È una cantante veramente brava. Vi posso garantire che ha vinto diversi concorsi e questa sera è qui con noi perché è soprattutto con voi, perché vuole il vostro applauso e vuole far vedere quanto veramente vale. Ha tanto talento e tanta bravura. Sonia Petriglia! In bocca al lupo, Sonia! Thank you.
per tutti gli innamorati. Grazie. Benissima, Sonia Petriglia, vi ho detto, io l'ho sempre definita la cantante rompitimpani, non capiamo male, perché veramente è brava, ha una voce possente, la risentiremo fra poco. Comunque devo darvi un'altra annotazione, che si è aggiunto un altro giurato, Michelangelo Terlizzi, presidente della seconda circoscrizione, insieme anche a Donatella Iacovissi. Benissimo, fatta questa annotazione, devo sempre dirvi che il concorso Miss Grand Prix 1999 è organizzato in ambito nazionale da Claudio Marastoni, in ambito regionale da un personaggio che voi tutti conoscete, scopritore di talenti, grande manager, Claudio Marini, al quale va il nostro ed il vostro applauso, grazie, anche perché questa sera si è superato, soprattutto con le modelle, veramente modelle, e tra queste devo dirvi che ci sono alcune che hanno già l'anno scorso sfilato in concorsi nazionali, quindi per dirvi che sono veramente già brave, non accusano la benché minima emozione. Benissimo, addentriamoci ancora con la emozione, con la bellezza e con il fascino in questo secondo quattro moda in abito sportivo.
no. Allora, che ve ne pare? Io voglio sempre sentire un po' troppo consenso, perché l'avete visto, loro ci credono in quello che fanno e sono veramente brave. Anche perché questa sera, ripeto, c'è in palio la qualificazione alla finale regionale, che porta successivamente a quella nazionale. E per loro vuol dire poi calcare i prosceni più importanti del mondo della passerella. Ma abbiamo visto la bellezza sportiva. Rimaniamo sempre con la bellezza, però stiamo attenti alle coronarie, perché adesso io vi presento in costume da bagno sempre un'altra sfilata. E questa volta la coreografa, lo sapete chi è? Alessia Marcoccia, è una ex top model, e in coda poi vedremo Noni Campbell, la più bella del mondo per quanto riguarda la passerella. Eccole qui, io le vorrei vedere subito perché il pubblico freme, la bellezza in costume dà sempre un certo fascino. Mi raccomando, guardiamo i costumi che sono bellissimi e non guardiamo le fattezze, non guardiamo perché loro sono tutte ragazze mozzafiato. Siamo pronti, Alessia? E intanto io vi voglio continuare a descrivere.
Non accusano nessun tipo di emozione. Da quando voi calcate i palcoscenici? Questa a me è la prima volta. Da dove vieni? Da Latri. Da Latri, è Ciociara. È la seconda volta. E la prima volta quando è stato? Il 29 maggio. Dove? Allo Zodia. Bravissime, facciamoci applauso, che poi noi rivedremo, ma l'applauso deve andare secondo me anche ad Alessia Marcoccia, che ha curato in una maniera impeccabile le coreografie. Grazie, siete moscetti questa sera, noi vogliamo tanti applausi, perché vi ripeto, con gli applausi noi ci galvanizziamo. Benissimo, intanto spostiamo una macchina, la solita macchina, targata Roma, LX32868Y. Quindi ripeto, LX targata Roma 32868Y. Benissimo. Abbronzatissima sotto i raggi del sole. Com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mare.
altissima. Di queste ragazze, sono belle, brave, come sono? Non diciamo sconcezze, però veramente, guarda, vi posso dire che sono brave, veramente, veramente si stanno superando. Intanto io vorrei dirvi che c'è una new entry in giuria, abbiamo l'avvocato Picchi, eccolo qui alla mia sinistra, buon lavoro anche per te. Allora, signori giurati, avete visto? Punteggio, adesso passeranno gli organizzatori a ritirare le schede e poi abbiamo un momento di relax, e quindi ci riposiamo con gli occhietti, perché questa sera abbiamo visto tanta bellezza, tanto fascino. E poi dobbiamo aspettare il verdetto che ci daranno gli organizzatori. E lì poi è un altro momento interessante, perché saranno 5 le fasciate della serata che agguanteranno la finale regionale che ci sarà quest'estate. Benissimo, allora... abbiamo fatto tutto, io però non sono ancora contento, non so perché. Io le rivoglio qua, ve le voglio riproporre. Quindi io chiedo in semicerchio con le ragazze a venire qui, io ve le presento una per una, vi dico come si chiamano, da dove vengono e quanti anni hanno. Eccole qui, io vi voglio vedere, venite qui. E l'applauso vostro che le accompagna, perché questo è un quadro d'assieme bellissimo. Buonasera, le facciamo una alla volta. Questa è la numero 1, signori giurati. Sentite il nome, provenienza e gli anni. Buonasera. Mora, Riccia, che colore hai gli occhi? Marrone, verde. Sei bellissima, lo sai? Benissimo. Allora, facciamo sentire, signori giurati, come ti chiami. Mi chiamo Claudia Belmonte, vengo da Ferentino e ho 19 anni. Claudia Belmonte, 19enne da Ferentino. Vai pure, passa davanti ai giurati, così gustano ancora il tuo fascino ed il tuo momento di celebrità.
base, grazie. Benissimo, abbiamo assaporato la bellezza della numero uno ed è la volta, con il vostro applauso, che io introduco la numero due. Una bellissima ragazza, non è ciociara sicuramente, io ve lo prometto perché la conosco, è sempre quando mi trovo io a presentare. Bella anche lei, mora, e anche lei ha un armadio a casa, vi devo dire, ha 8 ante, perché lei dove va vince, ha una miriade di fasce, di regali, di coppe e di medaglie, vero? Allora, eccola qui. Buonasera a tutti, mi chiamo Claudia Menin, ho 17 anni e vengo da Sabaudia. Claudia Menin, 17enne da Sabaudia, vai pure, brava Claudia. Alziamo la base, grazie. Come bello sognare, abbracciato con te, abbronzatissima. L'applauso, raccominciamo la parte finale. Ma non è possibile, di fronte a questa bellezza, rimanere così impassibili. Eccola qui, questa volta è bionda, la numero 3. È vero, è 3. Bravissima. Anche lei è planetaria, questa ragazza. Brava. Che sorriso che ha. Dottor Moggia, vero? Lei è medico, quindi se succede qualche cosa lei è pronto a intervenire con un farmaco, diciamo una coramina, un micore, no? Che ci fa? Niente. Benissimo. Allora, buonasera. Ci diciamo, facciamo sapere al folto pubblico e competente dello scalo di Frosinone il tuo nome, la tua provenienza e la tua età. Allora, vengo da Vezzano, mi chiamo Tania Di Renzo e ho 19 anni. La base, per cortesia, se la abbassiamo quando parliamo, poi la alziamo quando le ragazze sfilano, grazie. Abbassiamo la base, grazie. Altrimenti i signori giurati non sentono il nome. Allora, ripetiamo il nome. Io non la vorrei sentire la base, scusate. Non vorrei sentire la base, grazie. Allora, nome, cognome e provenienza. Tania Di Renzo e vengo da Vezzano e ho 19 anni. Tania Di Renzo, 19enne da Avezzano, eccola qui, ti accompagna il giusto e meritato applauso per le fatiche di questa sera. Un profumo di salsedine sentirò per tutto il tempo di questa estate. Si concede da voi la numero 3 ed introduciamo la numero 4. Cambiamo look, siamo con la mora questa sera. Ah no, è rossa, buonasera. Dolcissima questa ragazza, io la definisco caramellosa, vero? Buonasera. Facciamo un applauso, ma che è questo? Mamma mia, ma come mai? Sono emozionato, ma io li capisco, perché noi sociali siamo fatti così. Appena vediamo una bellezza non capiamo più. Allora loro non si ricordano di applaudire. È giusto o no? È così, benissimo. La numero 4, signori giurati, mi raccomando. Mingarelli, mi raccomando, la numero 4, che tu guardi sempre con quegli occhietti vispi. Nome, cognome e provenienza. Mi chiamo Lorenzo Isabella, ho 14 anni e vengo da Frosinone. Isabella Lorenzi, ecco, ciociara, puro sangue. Vai, vai! E il pubblico ti accompagna con un calorosissimo applauso, più che meritato questa sera, perché le fatiche sono state tante. No, la canno visto come ando. Con te sulla spiaggia non ci sto. La numero 4, bravissima. Presidente, allora, andiamo bene? Siamo emozionati, perfetto. Benissimo. Allora, abbassiamo la base, grazie. È la volta della numero 5. Buonasera. Dove guardo, mi devo abbassare. Sfido un gol. Buonasera a tutti, sono Anastasia Francesca, ho 17 anni e vengo da Torvaianica, però sono nata ad Avellino. Ci tengo a precisarlo. Bravissima, hai visto? Lei com'è spigliata, brava. Questa sera hai ricevuto, io sentivo gli applausi, quindi hai una buona fetta di ammiratori questa sera. Anche perché tu sei solare e balneare, perché da dove vieni? Vai pure! Eccola qui, la nostra Miss Grand Prix 1999, selezione provinciale, qui ai giardinetti di Frosinone. Tutta la spiaggia, sì, si buttano nel mare. La numero 5, anche lei si va a riposare, bella! Si guarda da tutte le parti, anzi direi, da numero 6, andiamo avanti, eccola qui, anche lei, bravissima, buonasera, nome, cognome e provenienza, è la prima volta che sfili.
Mi chiamo Virginia Bellisario, ho 16 anni, vengo da Sora. Virginia Bellisario viene da Sora, un'altra ciociara, vai pure. Giurati, carta e penna, punteggio da 1 a 5. Bisogna valutare il comportamento, la bellezza, la bravura e lo sfilare con consumato mestiere. Bravissima. La numero 7. Che costumi, ragazzi. Linea sprint. Li vedete i costumi? Ma che guardate? Fatemi capire. Guarda che belli costumi hanno queste ragazze. Buonasera, noi ci vediamo spesso. Allora, come sei, stanca, no? Un po', stasera è faticato, però vedi, il successo ti ripaga. Perché questi, guardi come guardano, vedi? Sono proprio questi, indefiniti, va, indefinibili. Allora, nome, cognome e provenienza. Buonasera a tutti, sono Valentina e vengo da Frosinone, ho 18 anni. Cimaroli Valentina viene da Frosinone. Signori giurati, benissimo, andiamo bene. Uccide tutti gli ali quando il mare è una tavola blu sotto un cielo di mille colori ci dubbiamo con la... Momento di celebritanga per la numero 7, vai pure a riposarti, ci rivedremo poi al momento della premiazione finale, la numero 8, lasciamo una mora e addentriamoci con una bionda, anche lei bella. Sorriso, i sorrisi sempre, bisogna sempre essere sorridenti, giusto? Che colore hai di occhi? Castani. Castani, bravissima. Nome, cognome e residenza. Allora, mi chiamo Pro Alessia, sono di Frosinone e ho 20 anni. Pro Alessia, ventenne da Frosinone. Quando il mare è una tavola blu. La numero 8. Sfiziata più che mai, vedete, lei è perentoria nello sfilare, bravissima, avrai un avvenire anche tu. E facciamo un applauso per introdurre la numero 9. Buonasera, timida più che mai, io non parlo mai con la numero 9 perché lei non ama il microfono, giustamente. Perché? No, non è vero. Benissimo, allora vuoi dire come ti chiami, da dove vieni e quanti anni hai? Emanuela Gricia e vengo da Ferentino, ho 15 anni. Emanuela Gricia, 15enne da Ferentino. Quanta bellezza vi abbiamo portato questa sera, tutta insieme, in un'unica sera qui a Giardinetti di Frosinone, in occasione della inaugurazione di questa felice oasi. E tutto questo per dire che viene vicino a me la numero 10, morissima, accattivante, scintillante. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Veronica Molella, ho 20 anni e vengo da Veroli. Verolana, Veronica Molella, quanti anni hai? 20 anni. Ventenne, vai, vea da te, vai. Bravissima Veronica, tanto loro, voi dovete sapere che si sono in ballo 5 fasce e ce la stanno bravissima, mettendo tutta per conquistare queste fasce e poi proseguire questo difficile cammino nel mondo della celluloide, della passerella. Andiamo con la numero 11, eccola qui, brava, buonasera anche a te. Sei stanca, no? No, un po', vero? Vedo gli occhietti un po' cerchiati, non fa niente, noi sfidiamo tutte le sere, ti capisco. Allora, nome, cognome e provenienza. Buonasera a tutti, sono la vostra Maria Luisa, ho 14 anni e sono di Frosinone. Ripetiamo il nome. Maria Luisa. Cognome. Lovez Maria Luisa, vai pure. Benissimo, brava. La numero 12, eccola, bionda. Non è
Questa è una ragazza poliedrica, io la presento sempre così, lei già lo sa che dico, perché è brava, è anche una bravissima cantante. Voi non l'avete sentita forse da queste parti, io sì, e vi posso dire che anche lei è bravissima. E poi, anche perché è una modella, una delle poche, che è gettonatissima quando sfila. Si chiama? Buonasera a tutti, mi chiamo Paola Padovano, 20 anni e vengo da Ferentino. Ancora Ferentino questa sera, in perverso e lungo e largo. Paola Padovano, vai pure, biondissima. Prendi il sole. Paola, un momentino, vieni Paola, un momentino solo, questo per dire anche, dobbiamo fare un applauso soprattutto ai parrucchieri Antonio Menz, Clep e Pasqualino Ricci, dice Cano, che hanno curato questo loro look, le abbellità, veramente bravi sono, anche perché questa sera hai anche una capigliatura, che poi ti torneremo sul fatto del look. Vai, vai Paola, ed è la volta della numero 13. Buonasera. Nome, cognome e provenienza. Buonasera a tutti, mi chiamo Milena Centofante, ho 16 anni e vengo da Aquino. Milena Centofante, sedicenne da Aquino. Che hai sulle labbra quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me. Benissimo, eccole qui, 13 bellissime da capogiro e tra queste 5 dovranno essere fasciate. Ma io sono un estimatore della bellezza, anche perché ci sono sempre in mezzo, quindi voglio ancora rimanerci. Per questo io vi presento ancora altre ragazze di Cinzia Calicchia, eccole qui, la nostra stilista del capello, la truccatrice. E quindi rimaniamo ancora con la bellezza e con il vostro applauso, grazie. Acconciature Moda Mancio 1999, Cinzia Calicchia, veramente il top dell'arte del pettinare e del capello. Eccola qui, la modella sfila veramente con consumato mestiere e appunto il suo look è curato da Cinzia Calicchia. Benissimo, grazie, sei stata graziosissima. Ma allora quante di queste ragazze pensano, si augurano di indossare un abito da sposa? Noi in questo concorso anche questo facciamo, quindi quando si tratta di fare le selezioni provinciali noi non guardiamo a spese e adesso vi proponiamo anche 6 bellissime modelle con gli abiti da sposa. Applauso, grazie. Bellissime. Coreografia di Alessia Marcoccia. You can.
sempre emozionante vedere e sfilare in abito da sposa. E questa è una selezione provinciale dei Miss Grand Prix 1999, per dire che è un concorso che lancia effettivamente nel mondo della moda, della celluloide e della passerella. E siamo sempre in attesa di conoscere Verdetto, perché saranno solo 5 di loro che accederanno alla finale regionale di quest'estate, quindi battaglia all'ultima passerella. Ma io intanto, prima di introdurvi l'ospite della serata, che poi è una cantante che già abbiamo visto, una cantante veramente suadente, con una voce coinvolgente, io voglio ancora sentire qualche parere, perché... Quindi ecco, soltanto in 5 questa sera hanno potuto ottenere la tanto sospirata qualificazione alla finale regionale, però è stata veramente una battaglia all'ultimo voto, le altre non hanno certamente demeritato e avranno opportunità di raggiungere la qualificazione nelle altre selezioni che andremo ad organizzare. Noi saremo anche venerdì 11 a Terracina presso il Disco Pub Coco Latino, quindi magari se volete andare un po' al mare, potete venirci a trovare a Terracina, e qui poi ne avremo tante altre che non sto qui a elencarvi, perché correrei il rischio di dimenticare qualcuno. Per la par condicio, meglio attenermi alla prossima in ordine di tempo. Quindi ecco, volevo dire soltanto questo, che ecco, il verdetto è stato comunque chiaro, e questa sera onore alle 5 vincitrici. Ecco, comunque, come ripeto, mai darsi per vinti, perché abbiamo altre opportunità per raggiungere la qualificazione. E ecco, per il resto ti cedo la parola. Io volevo dire che stasera mi fa particolarmente piacere essere qui, perché insomma siamo qui a Frosinone, quindi io poi nel corso degli anni, al di là della mia attività imprenditoriale, mi sono sempre impegnato nel sociale, sono sempre stato al servizio dei cittadini ove ho potuto, quindi fare qualcosa, anche fare un piccolo sacrificio per la mia città, è stato davvero un piacere. Benissimo, eccoci qui. Allora, dicevo, prima fascia della serata. La vince Veronica Molella, ecco qui, ragazza Conad, a premiare Mario Diana. Eccola qui, mora più che mai, con il costume Lina Sprint. Bellissima, affascinante. Complimenti. Allora, due parole anche per te. Io, prima di tutto, vorrei dire... bellissima veramente, e poi una cosa che nessuno ha detto: ringraziare i genitori di queste bellissime ragazze, un applauso per loro, grazie. Grazie anche a te, complimenti Veronica, sei contenta? Voglio ringraziare tutti, buonasera. Devo dire che i giudici sono stati veramente imparziali. Altra fascia della serata, vince il titolo di Miss Sorriso, Alessia Pro. Applauso, grazie, a premiare Giuseppe Bracaglia. Bionda, giustamente, lei, te l'aspettavi la fascia? No, assolutamente no. Lo sai, sei una bella ragazza, perché no? Non so, ci sono tante belle ragazze, quindi era difficile scegliere. Benissimo, complimenti per la tua modestia. Allora, vai pure, Giuseppe, poni la fascia su questa bella ragazza, bacetto di prassi, mi raccomando, non stringiamo troppo, bacetto... Beato te, io ho solo il microfono. Benissimo, anche per Alessia Pro il suo momento di celebrità. Andiamo alla terz'ultima fascia della serata. Titolo, Miss Fitness, Tania Di Renzo. Eccola qui, premia Daniele Colasanti. La fascia anche per il nostro Daniele, che premia Tania Di Renzo. Bravissima. Poi aiuto, sei emozionato, no? Speriamo di no. Benissimo. Applauso, io voglio sentire ancora, siamo alla parte finale, signori. Abbiamo finito, quindi vi abbiamo proposto una carrellata di bellezza tutta insieme questa sera. Voglio ricordare ancora una volta che Daniele è stato l'ideatore di questa manifestazione. Lui ha avuto questa brillante intuizione 5 anni fa di svolgere ogni anno una festa per i giardini della stazione, per il nostro quartiere Scalo. E io devo essere grato a lui se questa sera siamo qui. Grazie Daniele. Allora, andiamo con la penultima fascia della serata. Miss Golf, Paola Padovano, a premiare Giuseppe Fratangeli. Giuseppe Fratangeli va a premiare Paola Padovano, che
conquista il titolo di Miss Golf. Stiamo parlando di Miss Grand Prix 1999, selezione provinciale. Beato voi, bravo. Viene il manager, mette a concia sempre tutte, quindi non ne lascia nessuna. Benissimo. Bravo Claudio Marini. Siamo arrivati alla fascia pesante, come si suol dire. Quindi la fascia di Miss Moto. Indovinate che l'ha vinta, andiamo per discussione, beh, erano 13. Se lo aggiudica Francesca Anastasi. A premiare Emanuele Scaccia, presidente di questa circoscrizione. Emanuele Scaccia, non mi dire che sei emozionato. Contento. E il nodo non lo fai alla fascia? Mi raccomando. Io vorrei anche qui al microfono Francesco Puglisi. Dov'è? Vediamo se è ancora qui con noi. Non c'è? No, non lo abbiamo. Benissimo. Allora, abbiamo stasera... Vi abbiamo proposto il meglio della bellezza del nostro concorso. Quindi, eccole qui, queste sono le vincitrici della serata che accedono di diritto alla finale regionale di quest'estate. E per loro poi sarà ancora più difficile, perché dovranno confrontarsi con altre bellissime ragazze, perché voi, come tutti sapete, alle finali nazionali c'è il gota della bellezza italiana. E quindi non è come una selezione provinciale, ma bensì bisogna battersi proprio a denti stretti per poter agguantare una fascia che poi le proporrà in ambito nazionale. Prego. Però ci sono, devo fare ancora gli ultimi ringraziamenti, che vanno abiti da sposa a Creazioni Sogno di Tagliaferri Cinzia, li abbiamo visti, e ai costumi di Stefania. Diamo un applauso, veramente innovativi. Benissimo, allora, con le 5 bellissime da capogiro noi chiudiamo questa serata. Speriamo di essere stati di vostro gradimento e noi vi diamo appuntamento alla prossima selezione di Miss Grand Prix 1999. Grazie e buonasera a tutti.